Mister, al primo affondo siete andati sotto, era il quinto minuto, ma non avete perso mai la bussola. Nel secondo tempo, cambio di passo decisivo e qualche contropiede, secondo me, poteva essere sfruttato meglio. Sì, è quello l'analisi che ho fatto e comunque già nell'intervallo ne avevamo parlato con i ragazzi, perché partite di questo livello non puoi concedere una partenza morbida, anche perché il Notaresco ha tra le proprie file dei giocatori ottimi. E purtroppo siamo perennemente in fase di crescita perché ci manca sempre qualcosa. E abbiamo cominciato, ripeto, la partita sotto ritmo e noi non ce lo possiamo permettere perché siamo abituati a lavorare sulle aggressioni, a lavorare in avanti, cercare di recuperare la palla più in alto possibile. Però ci sta, devo fare i complimenti poi ai ragazzi perché sono rimasti sempre dentro la gara, non hanno mai mollato, si sono sempre organizzati e hanno creato le premesse per prima pareggiare e poi provare a vincerla. Non entro in merito alle decisioni arbitrali perché comunque già nel primo tempo noi avevamo creato qualcosa di importante, tra cui un gol annullato. E devo fare i complimenti ai ragazzi perché nonostante non riusciamo a vincere ultimamente, ma abbiamo perso tantissimi punti nei minuti finali, anche domenica scorsa al 95esimo, a Castelnuovo Mano vincevamo 0-3, abbiamo pareggiato 3-3 in 5 minuti, quindi vuol dire che c'è ancora da lavorare sotto l'aspetto mentale, e sulla determinazione e sulla cattiveria, che sprigioniamo soltanto a tratti. Ma questo è un campionato difficile e non si può mollare di un centimetro perché la differenza tra vincere o perdere è troppo sottile. Mister, le chiedo 10 punti di differenza tra voi e il Notaresco, oggi secondo me non si sono visti, lascia qualche rimpianto e l'ultima, se secondo lei ormai il campionato è chiuso, si colora definitivamente di tinte rosso-blu, ma dalle parti di Campobasso. Guarda, per quello che riguarda il distacco tra noi e il Notaresco, io sono sempre abituato comunque a rispettare la classifica, perché poi nessuno ti regala niente, quindi se il Notaresco ha 10 punti in più dell'Alba Longa, sicuramente le merita e li ha meritati. Io posso parlare per il cammino che ha fatto la mia squadra dal mio arrivo e noi abbiamo fatto veramente un cammino importante. Potevamo fare meglio in termini di risultati perché abbiamo regalato, buttato via, come dicevo prima, dei gol nei minuti finali. Il Campobasso per me non l'ha vinto adesso il campionato. Il Campobasso è la squadra più attrezzata e obiettivamente pensavo già a suo tempo che lo poteva perdere soltanto lei. Mister, partiti alla grande, atteggiamento più convinto rispetto agli avversari, poi qualche episodio a favore, qualche episodio contro, alla fine però insomma credo che il pareggio sia stato il risultato più giusto. Guarda, mi dispiace contraddirti, perché è il mio punto di vista ovviamente. Certo. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo, tecnica, tattica, voglia, determinazione. Purtroppo quando capitano queste partite non puoi fare niente, perché se tu ricordi bene, traversa, palo, un po' di fortuna, portiamo a casa la partita perché meritavamo davvero di vincere questa partita. Non devo rimproverare niente ragazzi, anzi devo fare un'altra volta un plauso, perché hanno messo in campo tutto quello che avevano e di questo ne sono molto molto contento. I risultati che arrivavano da Campobasso, forse non li ascoltavate, però evidentemente, vi hanno dato anche quella spinta in più con gli ultimi minuti, dove avete anche concesso delle ripartenze, ma non potevate fare altrimenti, visto che, insomma, la squadra di Cutini continuava a macinare gioco e gol. Io il risultato del Campobasso l'ho sentito a fine partita. Però, ripeto, noi con orgoglio e dignità dobbiamo continuare a sperare e andare avanti. Nelle ultime 5 partite dobbiamo dare il massimo e cercare di vincerle tutte. Poi se un po' di fortuna ci voglia assistere, allora abbiamo questa speranza. L'Alba Longa si è dimostrata squadra forte non solo tatticamente ma anche tecnicamente. Questo dà ancor più valore ai punti di distacco con la squadra laziale. Sì, Alba Longa è una squadra forte, penso che sia stata costruita per vincere, visti gli uomini, i singoli, ma anche come organizzazione, nelle palle da fermo ci ha messo in difficoltà, ovviamente, data la struttura dei giocatori. Ripeto, è una partita strana,
che meritavamo sicuramente di vincere, però purtroppo è arrivato questo pareggio. Mister, confermerebbe l'11 iniziale visto quello che poi ha detto la gara, oppure la scelta insomma fatta la fa un po' lasciare così il Savini con la mano in bocca? Assolutamente, le scelte le riconfermerei tutte, anche come ci siamo cambiati e messi dopo. Ci siamo cambiati l'ennesima volta per spingere di più per andare a vincere la partita e purtroppo è andata in questa maniera. Però, ripeto, con orgoglio e dignità andiamo avanti perché questa squadra ha tanti valori, non solo tecnico-tattici ma anche umani. E gli ultimi minuti di Marchionni devastanti, mi riferivo a quello. Certamente, Lorenzo sapevamo che ci poteva dare anche qualcosa in più nel corso della partita e quindi ha confermato quello che era il nostro punto di vista, diciamo così.